Farmacia San Gordiano del dottor Malfitano a largo Giovanni XXIII 5 a Civitavecchia. Elettrocardiogramma, controllo peso BIA, misurazione glicemia e colesterolo, servizio CUP, farmaci omeopatici e veterinari. Ottica di Luzio in via Rodi 27 a Civitavecchia, Santa Mirella in via Aurelia 535, Cerveteri via Settevene Paolo 75, le migliori marche e modelli. Fratelli Spanò, centro revisioni, officina meccanica, gommista, lavaggio, riparazione auto multimarche a Tolfa, nella zona industriale, in via dell'Artigianato 3/5. Ben trovati a un nuovo appuntamento con Pallanotiamo. Quest'oggi parliamo di verdetti perché si è conclusa la regular season per quanto riguarda la Serie 1 femminile e siamo come sempre qui con Mister Denelisi che ci dirà la Buongiorno. sua su quello che è avvenuto. Subito i risultati perché vogliamo far parlare molto. A Catania vince il Como 7-6 sulla Briz, a Firenze il Vogliasco si impone 9-5 sulla Florencia, a Bologna il Trieste vince 11-7 sulle padrone di casa, Padova Pallo 11-7 e Catania Sisse Roma 9-8. In classifica Sisse Roma chiude al primo posto con 51 punti, Padova 46 secondo, queste due squadre andranno direttamente alle semifinali playoff, Catania 46. Per la questione degli scontri diretti è terzo e non secondo, Rapallo 33, Trieste 27, Vogliasco 21 giocheranno i quarti di finale playoff. Como 15 è salvo, Florencia 13, Brizzi 9, queste due squadre giocheranno il playout, con la Florencia ovviamente favorita per avere la bella in casa, Bologna a 7 punti che retrocede in Serie A2. I quarti playoff saranno Catania Pogliasco e Rapallo Trieste. Le semifinali vedranno Sisse Roma che sfiderà una tra Rapallo e Trieste e il Padova che se la vedrà con una tra Catania e Pogliasco. Mister, ti lascio giudicare questa giornata pienamente nello suo. Beh, le due partite più combattute, insomma, quelle che più interessanti, sia nella parte alta che nella parte bassa, indubbiamente sono nella parte bassa Brizzi Como, che comunque il Como è andato in una piscina a Catania a fare un grosso, Sì. È grossissimo risultato. anche una bella prestazione. È una bella prestazione che ha condannato la Briz non tanto ai playout, ma quanto a disputare un playout con la bella fuori casa, perché magari poteva accadere qualcosina di più nelle ultime 2 giornate. Però comunque il Como ha fatto un gran risultato e si è salvata in maniera diretta. E poi l'altra, quella che risale agli occhi, è Orizzonte Sis, dove la Sis si vedeva a 2 minuti e mezzo, quasi 3 minuti alla fine, in vantaggio di 2 gol, ha avuto, mettiamolo così, un calo mentale, un ritorno molto importante, imponente di una squadra forte come l'Orizzonte che non ha permesso di portare i 3 punti a casa. Comunque, questo è un preludio, un assaggio di quello che poi saranno le semifinali e le finali. Quindi, da vedere, da seguire con risultati incerti sempre fino agli ultimi minuti. E questo è il bello della palla a nuoto. E questo ovviamente è quello che accadrà, già guardiamo al futuro, sono passati diversi giorni già dall'ultima giornata, quindi i quarti di finale vedranno un Catania nettamente favorito col Bogliasco, sicuramente più equilibrata la situazione tra Ravalla e Trieste, anche se Ravalla anche in Coppa Italia ha dimostrato di essere più in forma rispetto alle Giuliane. Sì, sono tutti, ecco, da vedere, ecco, Rapallo Trieste, insomma, da seguire. Non è un risultato incerto quello che devo dire. Condivido che Più Rapallo magari è un pochino più in incerto palla. rispetto a quello che stiamo vedendo adesso. Esatto, sì, un risultato che è aperto sia alla qualificazione del Rapallo che sia alla qualificazione del Trieste, quindi da seguire tutte e 2/3 partite, quelle che saranno, dove arriveranno le 2 squadre. E poi, insomma, meno di incredibili situazioni da parte del Bogliasco, a cui ovviamente auguriamo di fare il colpo micidiale contro il Catania, però oggettivamente ci si attende una semifinale Padova-Catania, quindi una lotta strenua tra le due. Sì, Padova-Catania, con il Padova che comunque ha la possibilità di giocare sempre, insomma, una partita importante in casa, essendosi piazzata prima dell'Orizzonte. Però comunque anche lì sono 2 squadre, 2 livelli talmente tanto alti per la pallanuoto, che in questo caso femminile, che casa o fuori casa abbiamo visto, insomma, che
Sì, può incidere, ma non è determinante, insomma, sono più determinanti altre situazioni, che sicuramente una su tutte la conduzione mentale, quella fame, quella voglia di vincere, sono quelle che poi alla fine faranno la differenza. E ovviamente seguiremo playoff e playout per quello che accadrà nelle prossime settimane. Ringrazio quindi Mister Daniele Lisi che ci ha aiutato Salve a nel suo tutti. contributo tecnico. Grazie mille per averci seguito. Alla prossima, con Palla Notiamo per la 1 femminile.